E andiamo! Vittoria comoda per la Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele alla Unipol Arena di Bologna nella prima partita dedicata alle Final Eight di Supercoppa dopo aver vinto con tanta convinzione il girone di qualificazione verso le Final Eight, verso il sogno chiamato Supercoppa, verso la Final Four che si disputerà lunedì prossimo sempre alla Unipol Arena di Bologna. Aspettando gli altri risultati, la Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele è la prima squadra qualificata verso il sogno chiamato Supercoppa Italiana. Questo pomeriggio tutte le altre partite, partendo dal derby del sud tra Brindisi e Sassari, passando per la sfida tra l'Olimpia Milano, grande favorita alla vigilia di queste Final Four, di queste Final Eight, contro Treviso che dopo aver disputato tre partite all'interno di questa settimana per il sogno chiamato ritorno in Europa, verso il sogno chiamato Champions League, ieri sera il successo contro i bielorussi del Minsk per volare alla fase dei gironi, ai gironi di Champions League, per un ritorno per la pallacanestro trevigiana nell'Europa che conta, un gradito ritorno, un'altra squadra protagonista in questa annata nelle coppe europee, il ritorno di Treviso che a neanche 24 ore di distanza dalla conclusione del girone della Tour Qualifier di Champions League dovrà tornare sulla parquet incrociato della Unipol Arena per affrontare le scarpette rosse di coach Ettore Messina. La prima partita ufficiale per l'Olimpia Milano che sogna la qualificazione alle Final Four per poter poi sfidare la vincitrice del derby del Sud che si disputerà tra pochi minuti sempre ovviamente alla Unipol Arena tra Brindisi e Sassari, e poi in serata il grande match che concluderà questa prima giornata dedicata alle Final Eight tra la Virtus Bologna del neo coach Sergio Scariolo, della Virtus Bologna campione d'Italia, del nuovo capitano Marco Beninelli che affronterà la neopromossa Tortona, la formazione di Ramondino, grande sorpresa che è riuscita a superare nel girone di qualificazione con 4 vittorie in altrettante partite sia Trieste sia Trento nel girone di qualificazione. Reyer Venezia con il successo, poi anche con il successo di Treviso, il successo di Reyer Venezia, Treviso, appunto Sassari ed infine Tortona. Le 4 squadre che si sono qualificate alle Final Eight dopo aver superato il girone di qualificazione. Andiamo a parlare di questa vittoria, di questo dominio, di questo vero e proprio dominio per la formazione Oro Granata, che dopo aver superato all'esordio, al Taliercio, 83-70 la Fortitudo Bologna del neo coach Yasmin Repeja, dopo aver vinto soffrendo proprio alla Unipol Arena contro la pallacanestro reggiana di Attilio Caglia 71-75, dopo aver dominato comunque con tanta maestria, con un netto successo, il ritorno della pallacanestro alla Paladozza per il successo 67-95 contro la F, e dopo essersi qualificata lunedì sera al Taliercio, dopo aver superato con una finale punto a punto 76-73 la pallacanestro reggiana di Attilio Caglia, ecco che arriva un altro successo con grande maestria, con grande controllo, un successo netto che proietta la Reyer Venezia, la formazione Oro Granata, alle Final Four verso il sogno chiamato finale di Supercoppa, dopo la Supercoppa persa nel 2019 in finale
a Bari contro la Dinamo Sassari dopo la semifinale persa lo scorso anno contro l'Olimpia Milano, invece alla Virtus Segafredo Arena. Ragazzi, la Reyer Venezia per il terzo anno consecutivo è in semifinale in Supercoppa, questo trofeo che manca nella bacheca lagunare in questa stagione potrebbe essere, anzi è il primo obiettivo per poter iniziare nel miglior modo possibile questa nuova stagione. Una stagione che prevede grandi novità in casa orogranata, tanti arrivi nuovi, tante facce nuove, ma anche graditi ritorni, con anche l'attesa per il ritorno di capitana Michael Bramos, ancora una volta fermo ai box dopo l'infortunio subito lo scorso anno a Sassari nella stagione regolare. Ma andiamo a parlare del successo che è arrivato nella primo mattino, nella prima partita delle Final Eight, vittoria comoda 51-83 il finale alla Unipol Arena contro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro lo scorso anno in finale nelle Final Eight di Coppa Italia e quindi di diritto già inserita nel tabellone delle Final Eight. Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che ha cambiato in estate allenatore, non è più Yasmin Pesara, lead coach della VL Pesaro, ma Az Petrovic, che dopo 7 anni di dove ha allenato prima la Croazia, battendo proprio gli azzurri nel torneo preolimpico di Torino, quella bruciante sconfitta contro la Croazia subita nell'atto conclusivo del torneo preolimpico giocato a Torino, e dopo aver chiuso una parentesi proprio in mattinata dopo 4 anni da allenatore del Brasile, ultima esperienza da head coach di un club nella stagione 2013-2014 in sella al Lievitus Ritas. Prima esperienza per il coach croato, prima esperienza in Italia per Aza Petrovic, che avrà il compito comunque di dare sostegno, di poter comunque portare avanti un progetto di gioventù, un bel progetto di pallacanestro in quella di Pesaro, in una città davvero di grandissima tradizione. Una sconfitta bruciante, un esordio da dimenticare in questa nuova stagione. Dopo un buon avvio, dopo il primo vantaggio della partita sul 2-0, arriva subito un break decisivo. Ma il break comunque che ha fatto la differenza nell'arco della partita, nell'arco di questo primo quarto di finale, è arrivato nel secondo quarto. Una parziale di 3-25 in 10 minuti, un solo canestro dal campo, quello che ha accorciato le distanze sul meno 21, sulla 14-35, e poi per chiudere parziale di 10-0 oro granata per chiudere il secondo quarto sulla 14-45. Più 31 a metà partita, addirittura più 36 all'interno del terzo quarto, più 38 sul 38-76 all'interno del quarto quarto. Una 11-20 per chiudere i primi 10 minuti sulla parquet della Unipol Arena, 3-25 e quindi a metà partita 14-45 per la formazione di Walter De Raffaele. E poi una ripresa che è stata contraddistinta da un fortissimo garbage time. 22-23 per la formazione oro granata il terzo quarto, 36-68 il finale, la terza sirena, e poi 15-15 con un ritmo davvero molto molto basso negli ultimi 10 minuti per risparmiare le energie in vista della semifinale di lunedì, molto probabilmente contro i campioni d'Italia, contro la Virtus Bologna di Sergio Scariolo e di Marco Bellinelli, contro la Virtus Bologna, campioni d'Italia. Invece per Pesaro una sconfitta bruciante, un esordio da dimenticare per la panchina marchigiana, per il neo head coach Aza Petrovic. Andiamo con il tabellino della gara, con 20 punti miglior marcatore di giornata, di mattinata, Victor Sanders, 20 punti e 2 rimbalzi, 2 assist per l'ex play guardia della Aquila Basket Trento, 12 punti, 3 rimbalzi, 1 assist per un altro neo arrivato dal Bamberg, stiamo ovviamente parlando di Michele Vitali,
10 punti, doppia cifra, prima partita in doppia cifra in questa stagione per l'ex di turno, per il grande ex di turno, Austin Day, 10 punti, 3 rimbalzi, 1 assist. Gran bella partita, gran bel primo quarto per Martinez Echodas con 9 punti, 3 rimbalzi e 1 assist in 17 minuti sul parquet per il lungo lituano. Arrivato proprio dal Ritas in estate, 8 punti, 1 rimbalzo, 3 assist per l'ex MVP Stefano Tonut, 6 punti, 7 rimbalzi, 2 assist per il play della Rayer Venezia Phillips, 4 punti, 2 rimbalzi per Jeff Brooks, 4 punti in 13 sul parquet per Mitchell Watt, 3 punti, 2 rimbalzi per Julian Stone, 2 punti, 1 rimbalzo per Bruno Cerella, 2 rimbalzi, 1 punto per Valerio Mazzola. In casa invece VL Pesaro, in casa Carpegna, Prosciutto Basket Pesaro, 9 punti per e 2 rimbalzi per il lungo Estone, per una delle certezze in casa marchigiana. Stiamo ovviamente parlando di Harry Drell, 7 punti, 3 rimbalzi per Carlos Delfino, 6 punti, 1 assist per Matteo Tambone, 5 punti, 11 rimbalzi per il lungo senegalese Camara. 4 punti, 2 rimbalzi, 2 assist per il figlio d'arte, ovviamente Davide Moretti. 4 punti, 4 rimbalzi, 8 assist per Vincent Sandorf, per Vincent Sanders. E 4 punti, 5 rimbalzi per Zanotti. 2 punti per Pacheco, il nuovo playmaker della formazione marchigiana affidata al nuovo head coach Asa Petrovic. Inizia nel peggiore dei modi l'avventura, la nuova avventura per il coach croato. Continua invece a vincere e a convincere, e per il terzo anno di fila è in semifinale in Supercoppa la Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele. Lunedì sarà, lunedì sera sarà sfida imperdibile proprio contro probabilmente i campioni d'Italia della Virtus Bologna. Questo pomeriggio il derby della Sud tra Sassari e Brindisi. Nel primo pomeriggio invece la sfida quasi a senso chiuso tra l'Olimpia Milano e Treviso Basket contro la De'Longhi di coach Max Manetti, e in serata Virtus Bologna contro la neopromossa di head coach Ramondino Tortona. Ragazzi, una grande giornata di basket. È iniziata la Final Eight di Supercoppa. Netto successo per la formazione orogranata. È semifinale per la Reyer Venezia. Grazie per l'attenzione. Lasciate tantissimi like al video. Iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.